Buongiorno a tutti, ci siamo! Si avvicina sempre di più l'esordio in campionato, ragazzi. Tra un po' si entra in agosto, il 21 è sempre più vicino, si ricomincia a fare sul serio. Ritiro chiuso, finito, prima parte molto importante con l'amichevole col Crotone. Si può già tirare un primo bilancio. Grande protagonista del ritiro quel Martin Satriano, che ha segnato 9 gol di testa in girata da opportunista. Grande quindi bagaglio tecnico, molto interessante da capire. Adesso deve scegliere Simone Inzaghi, che ha apprezzato anche come si sia giocato le sue carte, per come si sia impegnato, per come abbia rinunciato alle vacanze per provare questa grande opportunità che gli viene data. C'è una fila lunga così fuori da Via della Liberazione, tutti che lo vorrebbero in prestito con dei diritti di riscatto, contro riscatto, ma l'Inter lo dà solo in prestito perché non vacilla, è molto consapevole della forza del giocatore. Grande colpo anche questo, mi viene da dire, di Marotta, Ausilio, Baccin, della squadra mercato, degli scout nerazzurri. Arrivata a 2 milioni, possiamo dire già che ne vale almeno 15. Grandissima preparazione e precampionato. Adesso cosa succede? Weekend libero, lungo, dopo questi 20, 22, 23 giorni. Non c'è stata la tournée, per fortuna, in America, che avrebbe potuto mettere a rischio, e si vede anche l'isolamento della Juventus, che la situazione è tutt'altro che tranquilla. Ci si ritrova tutti lunedì ad Appiano Gentile, tamponi, controlli e quant'altro, e arrivano anche Barella, Lautaro e Bastoni a completare il gruppo, ma rimangono a lavorare tutti quelli che si sono aggiunti questa settimana, quindi Pinettina che rimane apertissima con su tutti quel signore lì, numero 9, che andrà a fare un lavoro di fondo molto importante insieme a Vidal, insieme a Vecino, a Perisic, a un po' di primavera aggregati, a qualcuno che vuole continuare a mettere benzina nel motore facoltativamente. E poi si attende il resto di tutto il gruppo completo. Punto di domanda ancora su quello che non abbiamo ancora visto. Abbiamo rivisto in campo Vidal contro il Crotone, mancava Alexis Sanchez, che è ancora fermo ai box con quel residuo di infortunio rimediato in Coppa America col Cile. Il din più famoso d'Italia, tè caldo pronto, colazione, tutti insieme. Qualche dubbio ce lo abbiamo sulla condizione fisica di Alexis Sanchez, però vi ho detto, Inzaghi ci punta e vuole dargli anche più spazio. Adesso si parlerà anche del suo contratto, di una spalmatura allungandolo, discorso che, se non si troverà un accordo e un'altra sistemazione a Vidal, verrà fatto anche col guerriero preferito di Conte, che udite udite potrebbe fare il commentatore su Sky della Champions, e mi viene abbastanza da sorridere poi vederlo fare domande a Allegri, Inzaghi, a Pep Guardiola, Mourinho, ma insomma, anche perché non è che abbia dei gran bei rapporti. Questo per quanto riguarda la situazione, diciamo, campo, con l'assedio che continua. Tra poco leggeremo ancora sui giornali, si continua a spingere su questo assalto del Chelsea, è il titolo anche che abbiamo preparato a Lukaku. Adesso da 10 ieri, come veniva scritto sulla Gazzetta, sono diventati 15 i milioni offerti a Big Rom. Almeno ci sarebbe un aumento, ma vi fa capire anche quanto lacunose siano queste notizie, con mancanza di dettagli molto importanti che cambiano da un giorno all'altro. Non la voglia di Lukaku di
difendere lo scudetto, di far sognare, come ha detto nel suo messaggio ai tifosi, ancora i tifosi dell'Inter, non ci pensa lontanamente neanche per i soldi a tornare in Inghilterra, dove lo scherzavano, dove ne parlavano come di poco professionale grasso e dove ha avuto anche una crisi psicologica importante per tutte queste problematiche, da cui ne è uscito solo grazie all'Inter, grazie all'amore dei tifosi nerazzurri, qualcosa che vuole continuare a ricambiare. Lui che si sente ancora più responsabilizzato, ancora più leader dell'Inter, senza Conte, senza Kimi, ma lui non ci pensa neanche. Continuiamo a dirlo, continuiamo a anticipare anche le notizie, ma questo non cambia. E si parla di questa offerta da 120-130 milioni che sistemerebbe ogni problema del bilancio dell'Inter, che non ha però nessuna intenzione di privarsi di Lukaku. Diverso il discorso se dovesse arrivare un'offerta importante per Lautaro, vi ho detto, lì la questione è sempre da tenere sotto stretta osservazione, anche perché il procuratore ha rifiutato la proposta di rinnovo dell'Inter, perché secondo me spera o ha già qualcosa in mano di più importante fino al 31 agosto, giorno della chiusura del mercato, quindi manteniamo le antenne dritte e stiamo a cercare qualsiasi tipo di movimento tra Via della Liberazione e la Spagna, dove risiede anche il procuratore Camaño, che è lo stesso di Hakimi, che come per Hakimi vuole spostare anche Lautaro su De Vrij. Non credo proprio che sia l'Everton una possibilità, addirittura il PSV ha escluso che per il fair play finanziario ci possa essere una trattativa per Dumfries, e con un De Vrij che costa minimo il doppio di Dumfries non vedo come possa avere margini di manovra la squadra dei Toffees, dunque anche su quel lato abbastanza tranquillità. Invece parliamo di entrate che ci piace di più. Qualcuno aveva ipotizzato un passaggio direttamente, un arrivo direttamente a Milano, dove farà scalo per andare a Cagliari in Andes, ma la trattativa non è ancora vicina alla chiusura, sebbene ieri è stato a Milano il suo procuratore Pablo Bentancur, che però risiede a Lugano, quindi un'oretta scarsa neanche di macchina e sei a Milano. Non mi sembra questa gran notizia, anche perché col procuratore di Nantes c'è già un accordo che abbiamo portato e anche fatto vedere nell'intervallo della gara con Lugano allo stadio Cornaredo, l'incontro tra Ausilio e il procuratore di Nantes Bentancur. Manca ancora un accordo con il Cagliari. 5 milioni la richiesta di prestito oneroso, 2 l'offerta dell'Inter. La situazione di Nainggolan per sbloccare un po' il tutto, vedremo se con buona uscita o con un ingaggio in parte pagato dall'Inter o con che modalità, poi anche da definire la quota di riscatto che il Cagliari vorrebbe a 30. Nandez per la fascia destra, e che a meno di un prestito secco di un altro giocatore non dovrebbe portare ad altri movimenti su quel lato. Quindi se dovesse arrivare Nandez, escludiamo a meno di un prestito secco di Dumfries o di Bellerin o di Zappacosta, che rimane comunque in agenda, escludiamo altri movimenti. Sulla fascia sinistra invece si prova ancora a mettere sul tavolo Lazzaro con l'Eintracht per arrivare a Kostic, però non è la priorità e anche lì si attenderanno, diciamo, le occasioni di fine mercato e anche magari un'apertura dello United su Tejes. Non credo proprio che il Chelsea faccia sconti su Alonso o Palmieri. Per quanto riguarda la voce
molto anche fantasiosa di questo possibile scambio Florenzi-Perisic con la Roma, non ho avuto conferme, anche perché poi vai a aprire a un serio problema sulla fascia sinistra, sistemi quella destra, ma poi a sinistra non ne devi più prenderne due, perché partiti Young e eventualmente Perisic, ok che è arrivato Di Marco, però alla fine rimani veramente, ne devi andare a prendere due di alternative, risolvi un problema, te ne crei un altro anche abbastanza grande, con le anche perplessità un po' fisiche di Florenzi, che ha spesso avuto problemi. Quarto attaccante, Keita ha fatto sapere di potersi liberare quasi a zero e dunque rimane un'ipotesi molto molto calda. Ancora un anno di contratto col Monaco, c'è la pista Scamacca, però non credo che Sassuolo lo regali, anzi lo valuta molto molto in maniera importante. Potrebbe un giovane alleggerire questa operazione, ma mi sembra difficile al momento. Però l'amicizia Carnevali Marotta potrebbe dare delle sorprese. Ci siamo, spazio a un po' di vostri messaggi, hashtag angolo della posta, appuntamento ore 13 Italia 1 per un approfondimento invece sulla situazione Vidal. E poi stasera ultima live settimanale prima di un weekend libero come della squadra, a meno che non arrivino super bombe di mercato. Ma come mai così pochi iscritti? Forza interisti, cliccate per il grande Marco. 11 like per il messaggio di Marco Bovenzi, e quindi iscrivetevi e mettete un po' di like, mi raccomando, anche condividete qualche video. L'emozione trasmessa da Inzaghi nelle interviste di fine partita è una cosa bellissima, scrive Arianna. Mi piace sempre di più come allenatore, mi fa piacere che ve ne stiate accorgendo, ve l'ho sempre garantito. Cialanoglu, Di Marco, Satriano, Simone Inzaghi, questo Inter mi piace sempre di più, anche Amerigo Monti. Stanno cambiando un po' tutte, anche come i pareri su questa maglia qui, che sembrava un pugno in un occhio, invece direi sempre meglio. Grego, secondo me l'amichevole ieri ha evidenziato l'urgente necessità di un esterno destro. Darmian, bravissimo ragazzo, ma va bene come riserva. Non sono d'accordo, però non è andato bene l'altro giorno, aveva fatto meglio segnando anche una doppietta prima. Il Chelsea non si merita il ritorno di Lukaku. Con che faccia il Chelsea si ripresenta? È anche il motivo per cui Lukaku non ci pensa neanche. Contentissimo di aver visto Stefanino Sensi in campo, lui merita e sta sempre meglio. Gabriele Di Mauro, Pierpaolo Viola, Cialanoglu sembra che giochi nell'Inter da 5 anni, che giocatore. Anche su Cialanoglu in tanti storcevate il naso, ma vi ho sempre detto che sarà un grande acquisto. Ciao Marco, Italo Paioletti, sicuramente Nandez è un upgrade rispetto a Gagliardini e Vessino, un'alternativa a Barella, ma come esterno preferirei uno specialista di ruolo, il sogno è Dumfries, l'incubo Zappacosta, addirittura l'incubo, dai. Molto contento per questa Inter, Marco 90, che sta crescendo, e molto contento per loro al canottaggio, siete super, buone vacanze a tutti, sempre forza Inter. Buone vacanze a tutti voi che andrate, ho letto un po' di messaggi, ma state tranquilli che qui si rimane a lavorare, si prepara l'esordio in campionato e quindi avrete la possibilità sempre di usufruire del tè caldo tutti insieme. Grande Marco, da domani colazione con tè caldo e cialda croccante, 8 file. Cesare Scarpellini, sono ottimista su tutti i fronti, seconda stella, Coppa Italia, minimo un quarto finale di Champions, diamoci un terzo attaccante tipo Muriel o Vlahovic. Molto fiducioso anche Marco Cazzaniga, e mi piace leggere tutti questi messaggi ottimisti. Avete visto, è bastata anche una amichevole, però è importante anche far bene con una squadra che fino all'altro giorno era in Serie A e spararsi subito un bel 6-0 così. Buonasera, tutti uniti, e non sottovaluterei la
coesione, già l'affinità tra Brozovic e Çalhanoğlu. Problemi c'erano un po' con Eriksen, mi sembra invece che si sia inserito alla perfezione, può essere veramente l'inizio di qualcosa di importante. Massimo Duchi, per giudicare Çalhanoğlu aspetto partite vere e un avversario un po' più di livello. Beh, questo è stato il più forte comunque, il precampionato dell'Inter. Il Chelsea che non rompa e lasci stare Lukaku, poi che ci sia stato Abramovich Junior a Milano per convincere Lukaku mi sembra un'altra delle strafake di mercato. Su Oriali, vi ho già spiegato com'è andata la situazione, anche se qualcuno mi fa abbastanza ridere con le sue ricostruzioni. C'è stata una netta contrapposizione fin da subito con tutta quella problematica di rapporti che solo si è stoppata a Villa Bellini con un armistizio, però essendosi schierato a spada tratta, come giusto che sia, ma come è stato anche importante per arrivare alla vittoria, con Antonio Conte alla fine risulta anche difficile andare a rimanere dopo tutti i problemi che ci sono stati con la proprietà, con la dirigenza, anche con le sue dichiarazioni sempre verso Conte e non da parte di proprietà e di Marotta, Ausilio e quant'altro, e quindi ve l'ho detto sempre da subito che sarebbe andato via anche lui con Conte. E tutto il resto mi fa abbastanza ridere. Questo per completare la, diciamo, l'analisi di oggi, mentre adesso andiamo a un po' di ultime notizie. Storico bronzo nel tiro con l'arco, appena arrivato, caldo caldo, per le Olimpiadi, ma non solo, vi consiglio assolutamente Sport Mediaset, l'app della nostra redazione, a cui facciamo i complimenti per quello che stanno facendo. Boari, quindi storico bronzo, Tamberi in scioltezza nel salto in alto, peccato per la spada maschile che crolla con la Russia, Cassani lascia Tokyo, dubbi sul futuro per il CT del ciclismo. Questo quanto, dichiarazioni di Capozzuca su Nandez, ne stiamo parlando, discussioni in corso con l'Inter. L'ammissione di Capozzuca, ancora manca però una quadratura. Andiamo in edicola, prima pagina della Gazzetta dedicata allo storico oro di ieri del canottaggio donne, veramente complimenti ancora. E poi si parla dell'assalto a Lukaku, il titolo anche del nostro video, con l'Inter che resiste e la barca va, Italia secondo oro e altre medaglie, l'argento di Paltrinieri, Milan c'è aria di che sì, summit e telefonata con Maldini, l'accordo è vicino per il rinnovo, e poi Inter perché Lukaku resiste, i 15 milioni proposti dal Chelsea sono aumentati nella notte da 10 a 15, ma puntini puntini. Vediamo se interpretate il mio pensiero, la mia nuvoletta, come c'erano nei fumetti quando si era piccoli, si leggeva ancora Topolino, non so. Sempre più che sì, il Milan incontra la sua gente, l'accordo è vicino, quota 6 milioni sarà superata con i bonus. Troppa paura di perdere anche che sì dopo Donnarumma e Çalhanoğlu. Voglia di Inter e fin coi tifosi. I 15 milioni blues non tentano Lukaku, 4 motivi per dire di no. I 4 motivi sono scetticismo esagerato e che insulti dai tabloid, brutti ricordi in Premier, un murale e tanto affetto soprattutto nelle sconfitte, così a Milano è diventato re. Nel 2019 era in un tunnel, grazie ai nerazzurri ha realizzato il sogno Italia, poi la doppia motivazione, vincere senza Conte lo scudetto della Stella. Mica facile non aprire la porta, maggior ragione se dall'altra parte bussano con un ingaggio da 15 milioni di euro, perché questa sarebbe la proposta fatta a recapitare a Romelu Lukaku dal Chelsea, desideroso di riparare al danno fatto quando lo lasciò partire
in maniera definitiva, Big Rom non ci sente, non vuole aprire la discussione, l'ha fatto sapere anche all'Inter, si sente bene a Milano, la sua comfort zone, non c'è motivo di cambiare né società né città in cui vivere, anche se l'ingaggio a Londra sarebbe circa il doppio di quello che percepisce in nerazzurro. Lukaku è stato chiaro anche dopo l'addio di Conte, non ha mai lanciato segnali ambigui per almeno quattro ragioni diverse che elenchiamo qui a fianco. C'è solo uno scenario per cui Lukaku potrebbe prendere in considerazione l'addio all'Inter se fosse la società nerazzurra a comunicargli la volontà di cederlo, ma questa oggi non è neppure un'eventualità, non essendo mai arrivata alla società un'offerta e non avendo i nerazzurri la minima volontà di mandarlo via. Solo un'offerta monstre potrebbe cambiare le carte in tavola nei ragionamenti del club, perché l'Inter considera centrale Lukaku, un simbolo intorno al quale ha costruito anche una campagna di comunicazione, per inciso grazie al quale inseguire un altro scudetto e almeno gli ottavi di Champions. E poi ricordate le parole di Inzaghi alla sua presentazione, che ha detto che ha avuto la promessa che non ci saranno altre partenze di un certo spessore. Çalhanoğlu poi assista Inzaghi, pronto a illuminare la Lula. Nell'ultima A ha fatto un passaggio vincente più di Hakimi, creato più occasioni di tutti in Europa, numeri top per il turco che si è già inserito bene e lo aspettiamo ancora meglio. Si parla anche di Nandez, di mercato, l'Inter aspetta l'uruguaiano e poi altri due colpi in entrata, un esterno sinistro e un attaccante. Quando verranno sistemate le questioni Satriano e Pinamonti non è facile, anche perché per esempio vi spiego la trattativa con l'Empoli, che vorrebbe che l'Inter contribuisse in due terzi di stipendio di 2 milioni, quindi fate un po' i conti, quasi tutto ha sulle spalle dei nerazzurri, è facile avere così i giocatori, guai a dimenticare Keita per l'attacco e ci sembra la pista più raggiungibile, fattibile, e non ci dispiace per niente. Corriere dello Sport, che parla ancora di Çalhanoğlu, copertina dedicata a Mourinho, che secondo il Corriere Romano fa paura a tutti con la sua Roma, anche se mancano dei veri botti di mercato. Rui Patricio, ve l'avevo detto, me lo sarei preso anch'io. Mo spaventa tutti, e poi gelo tra Insigne e De Laurentiis. Conte, voce di Sky anche in prima pagina, salta la barricata. Ma io sto ancora aspettando che faccia una conferenza per spiegare i motivi del suo addio. Lo farà su Sky dietro l'autocompenso, ma vabbè. Çalhanoğlu fa bella l'Inter, altri tre gol. Un assist e la sensazione di essere già a suo agio con il gioco di Inzaghi, così il turco sostenuto proprio dal tecnico può diventare il nuovo faro nerazzurro. L'ingaggio a zero è stato un vero e proprio colpo, il cambio di maglia non ha causato nessun tipo di problema al Jolly, che prenderà il posto di Eriksen, che, udite udite, settimana prossima passa a Milano e inizia a fare i controlli e saluterà i compagni. Però non mettiamo pressioni o creiamo hype sulla situazione. Lukaku va, Sanchez stop, il belga già in forma, il cileno è tornato con un fastidio dalla Coppa America, bene anche Vecino e Vidal già in condizione. Poi un nuovo presidente nel CDA di Suning.com, è un uomo in quota da Alibaba, Wang Mingduan, nel CDA anche Steven Zhang, con il governo cinese che sta sistemando un po' tutti i problemi. Ha chiesto a Suning di non incassare un debito importante da Evergrande, ma al tempo stesso poi ha messo Alibaba dentro per aiutare il gruppo della famiglia Zhang. Nandez resiste, ma serve tempo, e c'è anche Keita. Inzaghi ha bisogno di un esterno, di una punta, ai vertici dell'Inter all'opera per chiudere il cerchio. Per il Core Sport è di 4 la richiesta di prestito oneroso della Cagliari, quindi inferiore rispetto a quello che dice la Gazzetta. Per Dumfries spinge, ma c'è il nodo riscatto, e poi trattativa in fase avanzata a Conte, può finire a Sky e a far domande a Allegri, Inzaghi, Pep, e si preannuncia un certo show. Chiudiamo velocemente con Tutto Sport, appuntamento questa sera in live e poi su Italia 1 alle ore 13, un approfondimento su Vidal.
Vediamo se la app più lenta dell'universo ci aiuta. No, sto scherzando. Non ce ne vogliono gli amici di Tutto Sport. Grazie, Paltrinieri e le ragazze del canottaggio in prima pagina. Andiamo all'interno per quanto riguarda l'Inter e il mercato. Il metodo Inzaghi ha già stregato l'Inter, rapporto diretto con i giocatori, idee tattiche precise, uno staff super, così Simone ha fatto breccia nel gruppo. Satriano, quanti consigli da Inzaghi da lunedì con Barella, Bastoni, Lautaro, Rosa al completo, ma Gagliardini torna dopo la sosta, Calhanoglu, la prima vittoria si è già calato perfettamente nel ruolo di mezzala la Luis Alberto. Nandez, la gente a Milano, va sbloccato lo stallo con il Cagliari su Bellerin, pure l'Atletico Madrid, poi Steven Zang entra nel CDA di swing.com. Presidente, un uomo di Alibaba, nessun riflesso sull'Inter naturalmente. Poi Lukaku mostra i muscoli da Hulk, è già in forma. Per lui c'è un programma per prevenire gli infortuni. Sanchez invece riparte dai box, sta svolgendo un lavoro personalizzato per recuperare dai problemi muscolari patiti in Coppa America. È tutto per oggi. State tranquilli, quel signore lì non ci pensa neanche di striscio a tornare in Inghilterra. Stop fake news. Buona giornata.